1500. Dopodiché per il terremoto è stato necessario demolire quello che era rimasto in piedi ed è stata poi ricostruita con un'altra diciamo, orientamento diverso da quello originale. Sì. 1800 dopo il terremoto? Sì. Sì, ok. Esatto. Chiesa di San Giorgio? Esatto. E dopodiché, al grosso modo, nel 2005-06 è stata restaurata il dipinto che vedete sopra l'altare, che è dedicato naturalmente a San Marco, appunto il patrono anche del paese, ed è un trittico con San Marco al centro, poi abbiamo San Matteo e San Luca, uno a sinistra e uno a destra. Quindi pala restaurata e ripulita sostanzialmente. E i lavori esterni sono stati fatti anche quelli nei primi 2005-2007. Sappiamo anche che nei primi anni del Novecento, per un altro terremoto, no, nel 1936 può essere, c'è stato un altro terremoto che ha fatto crollare una parte del campanile, quindi anche il campanile poi è stato rifatto successivamente. Diciamo che io sono tornato qui dopo una vita lavorativa fuori, e perché io sono nato in quella casa lì, tanti anni fa. E ritornando qui e dopo un'esperienza quarantennale di lavoro in giro per l'Italia, mi sono trovato un po' spiazzato, per non morire di inedia. Ho trovato questi spazi da riempire con opere d'arte. Sono entrato nel FAI, Fondo Ambiente Italiano, lì ho conosciuto delle persone che mi hanno dato una mano, e anche con la Scuola Internazionale per la Tecnica dell'Affresco. Il direttore artistico è Vico Calabrò, e con lui abbiamo iniziato il primo corso di affresco in questo paese qua. Doveva diventare il paese degli affreschi, perché dico che avrò solo affreschi o graffiti, perché è una tecnica particolare che oggi nessuna scuola, accademia d'Italia viene più insegnata, ed è un patrimonio nostro. E ha cominciato a disegnarsi, a raffigurare un dipinto che ricordava i 100 anni dell'entrata in guerra dell'Italia, 1915-2015. Il maestro Vigo, con 8 allievi, 4 dei quali studenti del liceo artistico Catullo di Belluno, hanno realizzato quell'affresco che poi potete vedere. E lì è cominciato poi con anche collaboratori, altri maestri di Vico e appartenenti alla Scuola Internazionale della Tecnica. Questo qui, come si vede, sono momenti di vita quotidiana degli anni 50. Questo locale, che adesso è stato modificato da un punto di vista strutturale, una volta c'era un negozietto di alimentari, c'era l'osteria, c'era una sala da ballo dove praticamente ogni sabato veniva riempita da ballerini, e dove venivano anche fatti di matrimoni, con cucina, il cuoco di Assierbigno, dove lo sai benissimo. E come vedete qui la bilancia di una volta, il tavolino, il quarto di vino, il quartetto che suonava, erano tutti di Arsier, fisarmonica, batteria, violino e sax, uno spettacolo tutte le sere. E dopo abbiamo continuato ancora con altri affreschi di dietro una vecchia stalla che ho fatto rappresentare il patrono di Arsier, che solo casualmente coincide col patrono di Venezia, San Marco. Dico bene, grazie. Tecniche pittoriche diverse, affresco, murale e anche graffito. Due anni fa quel graffito lì fatto nella latteria, vecchia latteria di Arsier, fatto da una coppia di artisti molto importanti, i migliori in provincia se non nel Veneto, Giovanni Sogna e Laura Ballis. È rappresentato un fatto storico avvenuto qualche anno dopo l'Unità d'Italia. La sede municipale nel 1861 era Ponte nelle Alpi, però la Pieve, quindi l'unica parrocchia del comune, qui a Sissimi, era Cadola, la Pieve di Cadola. Però il sindaco di quel periodo lì, non a caso Giulio Rizzo di Arsier, ha deciso di... ha chiesto di poter trasferire la sede da Ponte delle Alpi a Cadola, perché in realtà tutte le domeniche la gente confluiva nella chiesa, che ti poteva parlare di affari, di interessi,
E dopo 3-4 anni di lettere con Venezia è riuscito nel 1876, mi pare, nottetempo, a traslocare su un carretto di cavalli con tutte le scartoffie, i documenti, a Cadola. E Cadola, dopo 100+ anni, è ancora sede municipale del comune, anche se nel frattempo la parte di Ponte degli Alpi Polpezzi è, come dire, più robustita da un punto di vista rinforzata. Ecco, se vedete c'è Santa Caterina da una parte e Santa Maria di Cava dall'altra. Santa Caterina la via quella piccola. Il trasloco. Quella a sinistra. La siamo là, più o meno zona di Caprano. Ma siccome lo spazio per fare il graffito era quello lì, l'abbiamo spostati. Anche qui due sono murali, infatti con colori acrilici ad acqua, raffigurano quello che era qui sotto, il lavatoio dove le vecchie signore lavavano per il bucato, la liscia d'inverno, mani rosse, fredde, e l'altra parte è l'abbeveratoio, perché qui ogni casa aveva a fianco una stalla, aprivano le porte, e la vacca o la mucca, come preferite, da sola, quindi beveva e tornava a casa. Quindi sono tutti pezzi di storia del paese. Quello è importantissimo perché del comune di Ponte degli Alpi, poi è anche un fatto storico, diciamo, del dopo Unità d'Italia, quindi è una cosa importante. E dopo però uno scoop, segnate qui, c'è anche la stanza dei Coppie. Anche allora io... facciamo una parentesi, sì. Lui oltre a organizzare tutto questo è anche il proprietario di quella stalletta, l'ex stalla, che è diventata una galleria d'arte, dove organizza soprattutto nei mesi estivi delle mostre di pittura prevalentemente. Ceramica e scultura di legno. C'era prima o prevalentemente. Ecco, questa è l'ex lateria, è diventato un po' un centro sociale così. Gli artisti che gravitano intorno a lui hanno poi dipinto su delle tegole i coppi vecchi, dei paesaggi, insomma, a seconda di quello che l'ispirazione li portava a fare, e questi coppi dipinti sono adesso, se volete vederli, sono nella stanza. Questa leggenda dice che la chiesa l'hanno fatta qui perché una volta, siccome i paesi prendevano fuoco, si incendiavano spesso perché c'erano i focolari, no? E prendevano fuoco, allora facevano la guardia del fuoco in tutti i paesi di montagna, facevano la guardia del fuoco, cioè a turno un abitante del paese stava su alla notte un punto alto e guardava se c'era qualche fuoco che scoppiava anche su per il calore dappertutto, no? E questo qua, quando veniva qui a fare la guardia di notte, uno vedeva passare un cavaliere con un cavallo bianco, vedeva passare un cavaliere con il cavallo bianco, guardate là in alto, e insomma, una volta, due, tre, a un certo punto hanno pensato che fosse San Martino e gli hanno costruito la chiesa quassù in alto perché hanno pensato che San Martino voleva vigilare sul paese. E quindi perché San Martino vigili sul paese hanno fatto la chiesa in alto. Perché di solito le chiesette, avete visto anche ad Arsie e Reveane, a Reveane quella antica era un po' più bassa, ma insomma anche il paese forse era spiegato, più basso. Sì. Ma a Socher, per esempio, come vedrete, a Losego, le chiesette sono in mezzo al paese. Invece qua è un po' più in alto, così si racconta, racconta la leggenda, ma è una leggenda simpatica, è bella e quindi noi ci teniamo, insomma. Allora, tanto per essere concreti, vedete che la chiesa è fatta con la chiesa e il campanile. Si pensa che si salga almeno al 1400, perché dentro adesso è tutto pitturato. Sapete che una volta quando arrivava la peste, le malattie, buttavano su calci dappertutto per disinfettare, no? E dentro c'era un affresco nella fine del 1800 che ci è rimasto il disegno, e questo affresco, per fortuna abbiamo il disegno, i personaggi sono vestiti come quelli del 1400 con dei costumi particolari, per cui si suppone che già nel 1400, dal 1400 al 1500, la chiesetta esistesse, e ci sono buone probabilità che esistesse la chiesetta di Casan, come anche quelli dei nostri paesi qua. Addirittura pensate che alla fine del 1200 un papa che si chiamava Lucio III, che era a Verona, ha rilasciato un documento al vescovo di Belluno in cui nomina il ponte di Polpette, che sarebbe il ponte delle Alpi, in
cui nomina il castello di Socaire e in cui nomina la pieve di Cadola, cioè la chiesa di Cadola. La chiesa di Cadola, quella che vedete lì voi adesso, ha poco più di 100 anni, 150 anni, altro che poco più di 100 anni, è del 1866. Ma prima c'era un'altra chiesa che era girata esattamente il contrario, cioè guardava verso Belluno e aveva l'abside, cioè la parte dell'altare, verso est, si dice orientata, verso oriente. La chiesa vecchia, abbiamo il disegno, era così. Questa è la chiesa nuova invece fatta così, e dicono che l'abbiano fatta così, faccio una piccola digressione, perché siccome l'hanno fatta molto grande, doveva tagliare il vento. Come a Cadola c'è un vento molto forte, per tagliare il vento l'ho fatta in quella direzione là. Allora, questo documento del Papa, 1185, nomina il Pontem de Polpetto, ponte di Polpetto, la Plebem de Cadula, e il castrum e il castello di San Giorgio, e nomina la pieve di Cadola con le sue cappelle. Cappelle San Giorgio e sì, il castrum Santi Giorgi, il castello di San Giorgio, che è quello di Socaire. Pontem de Polpetto, Plebem de Cadula con cappelli suis, la pieve di Cadola con le sue cappelle. Vuol dire che già allora c'erano le chiesette frazionali. 1185 ho detto, ecco, giusto? Però la chiesetta con pertinenze sue, anche un po' il castello con le pertinenze, no, la chiesa è... Plebem de Cadula con capelli suis, Pontem de Polpetto con ripis e pedaggi suis, perché per passare il ponte si pagava il pedaggio, la muda, cioè bisognava pagare il passaggio e anche le tasse, il dazio si chiama in termini moderni. Quelli che portavano le merci dovevano pagare. Questo è il ponte che non si vede da qua, ma è appena là dietro il colle. E poi c'era il castrum, il castello di San Giorgio, con pertinenze suis, con i suoi terreni intorno. Quindi le cappelle, tornando a noi, perché sennò ve la faccio troppo lunga, avete tempo? Sì, sì. Allora, no, stiamo prendendo una però, nozze. No, no, oggi andiamo a nozze. Mauro, Augusto, però Armando ha detto che non c'è, via. Allora dopo stiamo un po' su, facciamo un saltino. Si muore a secco. Sì, va bene, sì, bene. Sì. Quindi probabilmente esisteva, però abbiamo una quasi sicurezza che nel 1400 comunque ci fosse, e c'era, abbiamo questo disegno di un dipinto di San Martino, chissà, magari andando avanti arriva uno ricco e dice: voglio scoprire se sotto l'intonaco della chiesa di Socaire, o sotto l'intonaco della chiesa di Losego, o sotto l'intonaco della chiesa di... perché bisogna essere specializzati per tirar via l'intonaco, magari c'è ancora di più. Io so, guardo, ho visto, per mente su una mensola, no? Hai scoperto, no, che sotto c'è. Però non ho potuto bloccare i lavori. Io dico, piuttosto che scavare. 500 comunque sicuramente la chiesa c'era. Adesso io mi sono portato anche alcuni appunti, perché se le date, siccome che sono vecchio, le date me le dimentico. Però voi osservate una cosa, che sopra la porta c'è scritto, vi dico, Pievano, il Pievano di Cadola, Vincenzo Aurenie, prete, prete, presbiter, prete, Vincenzo, lo vedete? Sopra la porta. Poi vai più vicino al fotografo. Dopo fate la fotografia da vicino. Presbitero, Vincenzo, poi c'è il stemma, il suo stemma, Aurenie, e poi PL, che vuol dire Pievano, cioè parroco di Cadola. Quel pezzo di pietra là è stato messo nel 1620, sotto c'è la data, dopo la quanto andiamo, c'è la data 1620, quel pezzo di pietra là. Vuol dire che la facciata è stata fatta intorno al 1620, quando hanno fatto dei lavori di restauro. Quindi la chiesa probabilmente esisteva già prima, sicuramente esisteva nel 1500. I restauri sono stati fatti nel 1600 e durante dei restauri recenti che hanno fatto qui a Casan, hanno tirato giù l'intonaco e hanno scoperto quelle tre pietre là. Quelle tre pietre là sono molto antiche ed erano state portate qua probabilmente quando è stato fatto il restauro della chiesa, ma vengono da Cadola, perché a Cadola ce n'è una esattamente uguale a questa. L'ha fatta vedere, no? Sì, l'ha fatta vedere a Cadola io. E poi c'è un altro particolare, vi dico. Ah, bon, sì. Le pietre puoi fotografare. Allora, quelle pietre là, abbiamo interpellato un esperto,
il professor Vizzutti, che ha scritto anche un libro su tutte le pietre del territorio qua e della provincia di Belluno, quelle pietre là probabilmente le hanno prese a Cadova per fare come un omaggio alla chiesa di Casan, per renderla ancora più nobile. Usavano così, no? Prendevano delle pietre antiche, aspetta perché il capo là la risponda, prendevano delle pietre antiche e le portavano nelle chiesette per recuperarle. Dopo, nel corso dei secoli, li ha buttati sulla malta e sono saltate fuori 4-5 anni fa, qui ha tirato le malte. Restauro. E hanno scoperto quelle pietre straordinarie là. Quelle lì sono addirittura antiche come una delle prime chiese che c'era a Carola, intorno all'anno dall'800 al 900 d.C., ai tempi di Carlo Magno, avete sentito parlare di Carlo Magno? Ai tempi di Carlo Magno, probabilmente, anzi, l'esperto dice sicuramente, a Cadola c'era una chiesa e quelli sono i resti della chiesa di Cadola, quei tre là, più un altro che è stato recuperato in mezzo al prato là che era stato buttato via, più un altro che è sulla facciata della canonica di Cadola, erano delle decorazioni dell'antica chiesa di Cadola, quindi non di questa chiesa qua, neanche di quella che è stata distrutta cadente 150 anni fa, di un'altra ancora precedente che era intorno all'anno 800-900 d.C. 500. Io vi ho invitato a osservare la porta perché vedete che c'è una cosa strana. È consumata. Vedete che è consumata lì? Consumato perché quel campanile che vedete là è stato costruito nel 1600 campanile. Nel 1663 c'è scritto che c'è il campanile, prima non abbiamo testimonianze che ci fosse il campanile, e però nel 1627 c'era un piccolo campanile sopra la porta. Quindi nel 1627 c'era un piccolo campanile sopra la porta. Siete mai stati sulla Sant'Andrea voi? Sì. Sapete che quando si arriva a Sant'Andrea c'è una corda che si può tirare la corda e si suona la campana? Sì. Ah, ok. Pensato quanto hanno suonato per segnare i canali là sulla porta. Quindi nel 1627 sopra la porta c'era un piccolo campanile e invece nel 1663 esisteva il campanile, abbiamo delle relazioni, ogni tanto passava il vescovo di Belluno e facevano una relazione scritta. Nel 1663 invece c'era la torre campanaria, quindi vuol dire che fino allora suonavano la campana stando all'esterno, sì. E tira la corda, hanno consumato la pietra. Ecco, questa è, quindi dovete immaginare che la chiesa fino al 1650 circa era senza campanile, insomma, in poche parole. Ecco. E aveva magari quel piccolo coso sopra, no? Con la campana attaccata. Vi faccio vedere la lata qua dentro, sì, dentro sopra. Qua sopra in cifre romane, adesso vi accendo la luce. Cominciando dal pavimento, guardate, non dappertutto hanno conservato il pavimento così. Per esempio a Socher hanno tirato su il pavimento antico e non messo un pavimento moderno. Adesso lo chiediamo se a Lose lo hanno conservato. Quella è una vetrata moderna, è stata fatta recentemente, per ricordare San Martino. Sapete che San Martino, che vede con la spada, taglia il mantello per darlo al povero, quando era soldato. Sì. Avete sentito parlare tante volte la storia di San Martino. Ah. Il pavimento a Lose lo hanno conservato in Italia. Ecco. Mentre a Socher invece gli ha fatto il pavimento moderno. È andata, le pietre sono andate a Cortina. Andavano sulle pietre rese. E io mi sono conservato tutto il pavimento antico. Vedete? È la stessa struttura. Allora qui abbiamo una vetrata moderna con San Martino, un quadro del 1600, adesso vi dico di quando è che questo quadro lì. San Martino e il povero, restaurato nel 1994, forse era un piccolo altare. Si pensa che il pittore si sia ispirato a modelli tedeschi. È un po' impressionante perché guardate la gamba musca del povero là, con una benda, la vedete? Un po' impressionante, diciamo. E dovrebbe essere intorno al 1600. E questo è San Martino da giovane. Guarda che con tutti i pennacchi, con tutti i svolazzi, no? Cavaliere,
l'illustre, diciamo. E anche il cavallo guardato. Il cavallo guardato, sì. E si ferma e là si vede bene che taglia il mantello per darlo al povero. San Martino invece è vecchio. Questo qui è San Martino vecchio, che era diventato vescovo di una città della Francia che si chiamava Tours, San Martino di Tours. È diventato vescovo, è diventato un personaggio molto importante e molto amato. E quindi abbiamo San Martino giovane, San Martino giovane, San Martino vecchio. Questo santo qua invece è un santo del 1500-1600, San Carlo Borromeo, era vescovo di Milano. Lo famoso di Promessi Sposi. Bravissimo, guarda qua, ti ha le alunni che ieri. E quello fa quello dei Promessi Sposi, perché nei Promessi Sposi c'è il suo cugino, mi pare che fosse, il cardinale Federico Borromeo, che era parente di questo San Carlo Borromeo, insomma, no? Che era stato arcivescovo di Milano, importante, e aveva lasciato un ricordo straordinario, un po' come, non so se voi avete sentito parlare di Giovanni Paolo II, no? Che è stato papa recentemente. L'hanno fatto santo subito praticamente. Così anche a San Carlo Borromeo era diventato subito un santo famoso poco dopo che era morto. E questo dipinto qua probabilmente è stato fatto, è stato attribuito ad un pittore famoso, ma in realtà sembra che non sia, del Frigimelica. Invece sembra che sia stato un pittore di Ceneda, Ceneda sarebbe Vittorio Veneto, intorno ai primi del Seicento. Ed è stato appunto lui ha pensato che sia questo Silvestro Arnoschi da Ceneda. Anche qui è stato restaurato l'altare, dipinto recentemente, è stato restaurato anche tutto l'altare di legno, vedete, che è dello stesso periodo, sempre del 1600. Quindi qui siamo altare del 1600. Se andate a Losego, anche a Losego c'è un altare straordinario, un dipinto straordinario e un altare straordinario anche a Losego. E lo vedo, no? Era veramente straordinario, straordinario. No, l'Osego ha ragione, è molto simile a Casano, molto simile a Casano, sì. Ecco, questo è l'altare, guardate l'altare di pietra, tutto scolpito. È comprato lo stesso. Quello è il calcare di Socher. Tutta cavata qua sulle cave tra Casano e Socher. Vedete, tutta scolpita. Tutte pietre scolpite locali, guardate che bello. L'altare invece, la alzata si chiama, è di legno. Ecco, se venite un po' più avanti, vi faccio vedere una piccola curiosità. Quando hanno ridipinto la chiesa, alcuni anni fa, hanno scoperto che c'erano queste strane cose qua. Queste strane cose qua sono uno stemma che è uguale allo stemma che c'è sulla porta. Quindi vuol dire che nel 1620, quando hanno restaurato la chiesa, hanno fatto anche questo arco qua, si chiama l'arco trionfale. E hanno messo lo stemma che c'è sulla porta, l'hanno messo là e l'hanno messo là, del pievano, cioè del parroco di quel tempo. E poi c'è la lata che adesso si vede male, ma c'è scritto. C'è scritto 26 Iuli, che vuol dire luglio, 26 luglio, di e giorno. 26 luglio, e adesso quando riesco a decifrare cosa c'è scritto, dovrei vedere le fotografie che ho fatto col chiaro scuro, si vede meglio. Comunque, è praticamente, dovrebbe essere 1620 anche qua, credo, o 26, come la data che c'è, ecco il capofrazione Paolo delle Torri. La data che c'è sopra la porta, sopra la testa di Paolo, avete visto che c'è la data, più o meno lo stesso periodo, hanno lasciato anche la data. L'inventario dei beni posseduti in quella che era allora la chiesetta messa per così, e
di vietare anche dei beni che erano posseduti nella cappella che era sua, il castello di San Giorgio. Non so se siete passati. Sì, c'era una cappella che poi è stata distrutta con un potente terremoto del 1873. È stata distrutta questa San Giorgio. Quella è, come dicevo, è una pala che è stata recuperata proprio dai ruderi del castello di San Giorgio. Andiamo in ordine, vedete che arriviamo. Per sopra c'è questo bel dipinto con la Madonna e San Giacomo e San Filippo. San Giacomo è quello a sinistra. Lo distinguete perché lui ha in mano il bastone del pellegrino, che si chiama cordone, termine, e in più il cappello e la zucca, quella per mettere l'acqua, non si vede. La zucca è essiccata. Famoso in Spagna. Sì, su tutte le immagini di San Giacomo il Maggiore, chiamato così per distinguerlo da un altro Giacomo, che era sempre un apostolo di Gesù. E questa zucca teneva l'acqua, diciamo. Uh-huh. Ecco. E era una zucca indiana, molto leggera, e si prestava molto a questo utilizzo perché veniva essiccata, veniva molto resistente e allo stesso tempo era leggera. Una zucca da poi, perché era comodo. Va bene. Quello che invece vediamo qua è l'altare di Santo Osvaldo, e questa è stata recuperata da una chiesetta che era presente qua giù. Avete presente dove c'è il campo sportivo di Socherno? Lì al tempo c'era una chiesetta che è stata distrutta nel 1852 da una fortissima piena questo torrente, una riunione, insomma, ecco. Quindi anche quella è stata recuperata ed è stata portata qui, fa sempre parte della storia fuori di questa piccola stazione, ma comunque è importante. Aver tre chiesi è un bel poco, questo recupero. Quindi vuol dire che ci sono altri soldi qua, no? Tra le mole, la calce, che roba qua. Quindi c'era San Giorgio, il castello, Santo Osvaldo, giù vicino, lontano dal Piave, e poi questa qua che è stata costruita, e come dicevamo, poi fra il 1663 e il 1700 poi è stata definita anche con l'intervento di una famiglia, per dire famiglia più buona, come dire Sacchetta Povenzoi, ecco, tutti li chiamano così. Comunque la famiglia è stata molto importante per la sistemazione della chiesa, insomma. Poi, ecco una cosa, ci siamo un pavimento, avete notato che lassù c'erano pietre come quelle di Casale. Le pietre sono andate finire in una villa cortina e qua ci hanno regalato le piastrelle. Molto più belle, ma meno indicate perché non sta lì o in giro. No, scusate. Oh, niente. Questa stessa chiesa del terremoto del 1873 che aveva distrutto Castello di San Giorgio e la cappella attigua, anche qui è stata fortemente lesionata, e grazie all'intervento della popolazione locale è stata poi risistemata, insomma, ecco. E poi successivamente negli anni è stato costruito la sacrestia e poi il campanile, che chiaramente inizialmente le date qua sulla pietra. Poi gli ho dato anche gli appunti che mi aveva mandato a modo. Sì, gli appunti così se ho bisogno di approfondire, io vado proprio per linee sommarie, diciamo, ecco. Sì. Non è che, ripeto, non sono conosciuto, però insomma, sapere qualcosina è già qualcosa, ecco, bene. Perché poi c'è l'altare maggiore, che è, non so se avete mai sentito nominare, l'autore si chiama Frisimelica. Sì. È un nome che in provincia era molto conosciuto, anche se lui era nativo di Padova. Allora, c'è la Vergine con un bambino, e sotto a sinistra sono San Giovanni Battista,
a sinistra c'è San Giovanni Battista, San Carlo Borromeo, mentre invece quelli sulla destra sono San Giacomo e San Filippo, intitolata questa chiesa, insomma, ecco qui c'è la sacrestia che vi dicevo, che è stata costruita ed è stata assieme al campanile nei secoli successivi è stata sistemata, insomma, ecco. Questo è quanto io, seppur brevemente, grazie.